Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei mettere in luce un altro dono dello Spirito Santo, il dono della scienza. Quando si parla di scienza, il pensiero va immediatamente alla capacità dell'uomo di conoscere sempre meglio la realtà che lo circonda e di scoprire le leggi che regolano la natura e l'universo. La scienza che viene dallo Spirito Santo però non si limita alla conoscenza umana. È un dono speciale che ci porta a cogliere attraverso il creato la grandezza e l'amore di Dio e la sua relazione profonda con ogni creatura. Quando i nostri occhi sono illuminati dallo Spirito, si aprono alla contemplazione di Dio nella bellezza della natura e nella grandiosità del cosmo e ci portano a scoprire come ogni cosa ci parla di Lui. Ogni cosa ci parla del suo amore. Tutto questo suscita in noi grande stupore e un profondo senso di gratitudine. È la sensazione che proviamo anche quando ammiriamo un'opera d'arte o qualsiasi meraviglia che sia frutto dell'ingegno e della creatività dell'uomo. Di fronte a tutto questo, lo Spirito ci porta a lodare il Signore dal profondo del nostro cuore e a riconoscere in tutto ciò che abbiamo e siamo un dono inestimabile di Dio e un segno del suo infinito amore per noi. Nel primo capitolo della Genesi, proprio all'inizio di tutta la Bibbia, si mette in evidenza che Dio si compiace della sua creazione, sottolineando ripetutamente la bellezza e la bontà di ogni cosa. Al termine di ogni giornata è scritto: Dio vide che era cosa buona. Ma se Dio vede che il creato è una cosa buona, è una cosa bella, anche noi dobbiamo andare in questo atteggiamento di vedere che il creato è cosa buona e bella. Ecco il dono della scienza, di questa bellezza, lo damo Dio, ringraziamo Dio di averci dato tanta bellezza a noi. E questa è la strada. E quando Dio finì di creare l'uomo, non dice vide che era cosa buona, dice che era molto buona. Ci avvicina a Lui. E agli occhi di Dio noi siamo la cosa più bella, più grande, più buona della creazione. Ma Padre, gli angeli? No, gli angeli sono sotto di noi. Noi siamo più degli angeli. Lo abbiamo sentito nel libro dei Salmi. Ci vuole bene il Signore, Dobbiamo ringraziarlo per questo. Il dono della scienza ci pone in profonda sintonia con il Creatore e ci fa partecipare alla limpidezza del suo sguardo e del suo giudizio. È in questa prospettiva che riusciamo a cogliere nell'uomo e nella donna il vertice della creazione, come compimento di un disegno di amore che è impresso in ognuno di noi e che ci fa riconoscere come fratelli e sorelle. Tutto questo è motivo di serenità e di pace e fa del cristiano un testimone gioioso di Dio sulla scia di San Francesco di Assisi e di tanti santi
che hanno saputo lodare e cantare il suo amore attraverso la contemplazione del creato. Allo stesso tempo, però, il dono della scienza ci aiuta a non cadere in alcuni atteggiamenti eccessivi o sbagliati. Il primo è costituito dal rischio di considerarci padroni del creato. Ma il creato non è una proprietà di cui possiamo spadroneggiare a nostro piacimento, né tanto meno è una proprietà solo di alcuni, di pochi. Il creato è un dono meraviglioso che Dio ci ha dato perché ne abbiamo cura e lo utilizziamo a beneficio di tutti, sempre con grande rispetto e gratitudine. Secondo atteggiamento sbagliato è rappresentato nella tentazione di fermarci alle creature, come se queste possano offrire la risposta a tutte le nostre attese. E lo Spirito Santo, col dono della scienza, ci aiuta a non cadere in questo. Ma io vorrei ritornare sulla prima via sbagliata, custodire il creato, non impadroneggiarsi del creato. Dobbiamo custodire il creato. È un dono che il Signore ci ha dato per noi. È il regalo di Dio a noi. Noi siamo custodi del creato. Ma quando noi sfruttiamo il creato, distruggiamo il segno di amore di Dio. Distruggere il creato è dire a Dio: non mi piace, questo non è buono. E cosa piace a te? Piace me stesso, ecco il peccato. Avete visto? La custodia del creato è proprio la custodia del dono di Dio. E anche è dire a Dio: grazie, io sono il padrone del creato, ma per farlo avanti io non distruggerò mai il tuo dono. E questo deve essere l'atteggiamento nostro in confronto al creato, custodirlo, perché se noi distruggiamo il creato ci distruggerà. Non dimenticare quello. Una volta ero in campagna e ho sentito un detto da una persona semplice, alla quale piacevano tanto i fiori, e lui custodiva questi fiori e mi ha detto: dobbiamo custodire queste cose belle che Dio ci ha dato. Il creato è per noi, perché noi ne approfittiamo bene. Non sfruttarlo, custodirlo. Perché lei sa, padre, così mi ha detto, Dio perdona sempre? Sì, e questo è vero, Dio perdona sempre. Noi, persone umane, uomini e donne, perdoniamo alcune volte. Eh sì, alcune non perdoniamo. Ma il creato, padre, non perdona mai. E se tu non lo custodisci, lui ti distruggerà. Questo deve farci pensare e chiedere allo Spirito Santo il dono questo della scienza, per capire bene che il creato è il più bello regalo di Dio, che Lui ha detto: questo è buono, questo è buono, questo è buono, e questo è il regalo per la cosa più buona che ho creato, che è la persona umana. Grazie. Mio pensiero va ancora alle popolazioni di Bosnia Erzegovina e Serbia, duramente colpite da allagamenti e inondazioni, con perdita di vite umane, numerosi sfollati e ingenti danni. Purtroppo la situazione si è aggravata, pertanto vi invito a unirvi alla mia preghiera
per le vittime e per tutte le persone provate da questa calamità. Non manchi a questi nostri fratelli la nostra solidarietà e il sostegno concreto della comunità internazionale. Tutti insieme vi invito a pregare la Madonna per la popolazione di Bosnia ed Erzegovina, Serbia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il 24 maggio ricorre la memoria liturgica della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, venerata con molta devozione nel santuario di Sheshan a Shanghai. Chiedo a tutti i fedeli di pregare affinché sotto la protezione della Madre Auxiliatrice i cattolici in Cina continuino a credere, a sperare e ad amare e siano in ogni circostanza fermento di armoniosa convivenza tra i loro concittadini. Sempre sabato prossimo ad Aversa verranno proclamati beati Mario Vergara, sacerdote del Pime, e Isidoro Nguyen Co Lat, fedele laico e catechista, uccisi nel 1950 in Birmania in odio alla fede cristiana. La loro eroica fedeltà a Cristo possa essere di incoraggiamento e di esempio ai missionari, specialmente ai catechisti che nelle terre di missione svolgono una preziosa e insostituibile opera apostolica per la quale tutta la Chiesa è loro grata. Cari pellegrini di lingua italiana, benvenuti. Sono lieto di accogliere i poveri servi della Divina Provvidenza di Don Calabria, le canossiane figlie della Carità, le suore cappuccine di Madre Rubato e le suore della Santa Famiglia di Bordeaux, in occasione del loro capitolo generale. Saluto le parrocchie, le associazioni e i fedeli provenienti da varie diocesi italiane, accompagnati dal loro pastore. La visita alle tombe degli Apostoli accresca in voi la gioia pasquale della resurrezione che si manifesta in concrete opere di carità. Un particolare pensiero rivolgo ai giovani, ai ammalati e agli sposi novelli. Ieri abbiamo celebrato la memoria liturgica di San Bernardino da Siena. Suo amore per l'Eucaristia indichi a voi, cari giovani, specialmente i giovani lucani impegnati nella missione d'amore per un mondo migliore, la centralità di Dio nella nostra vita. Incoraggi voi, ammalati, ad affrontare con fede la sofferenza e stimoli voi, cari sposi novelli, in particolare quelli del Movimento dei Focolari, a fondare la vostra casa coniugale sul carisma dell'unità. Sempre sabato prossimo incomincerò il viaggio in Terra Santa, la terra di Gesù. Sarà un viaggio strettamente religioso. Primo, per incontrare
il mio fratello Bartolomeo I. Nella ricorrenza del 50° anniversario dell'incontro di Paolo VI con Atenagora I. Pietro e Andrea ci incontreranno un'altra volta e questo è molto bello. Secondo motivo è pregare per la pace in quella terra che soffre tanto. Vi chiedo di pregare per questo viaggio. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum e dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a Domino Hoviscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fece caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.